Buongiorno, oggi parliamo di detersivi. Buongiorno, buongiorno a tutti. Oggi, come dicevo un secondo fa, parliamo di detersivi perché, secondo il mio parere, ho fatto la scoperta del secolo. Ho scoperto l'acqua calda, buongiorno. Ma qualcuno di voi aveva visto in un mio video, non ricordo se in un vlog, un video spesa, un video haul, non me lo ricordo più, comunque aveva visto che avevo acquistato il Quasar Vetri. Sotto quel video qualcuno di voi aveva detto: guarda, è ottimo, vedrai che ti troverai benissimo, ma guarda che sono buonissimi anche gli altri prodotti Quasar, provali perché resterai senza parole. Io che sono un'appassionata di, comunque sapete, di prodotti per la casa, comunque detersivi, sono sempre pronta a cogliere i vostri consigli. Ho subito preso la palla al balzo quando sono andata a fare la spesa, ho preso un paio di questi prodotti della Quasar e vi voglio parlare in particolare di due che mi hanno particolarmente colpito, perché gli altri li sto ancora testando, ma questi li ho usati più e più volte in queste settimane. Partiamo subito col parlarvi di quello che era stato, scusate ma ho i capelli nelle sopracciglia, nelle ciglia, va bene, col parlarvi di quello che è stata la prima scoperta, quindi il Quasar Vetri. Voi sapete che io sono la contestata diciamo criticata, non voglio dire ideatrice perché l'ho solo portato sul tubo, ma non si tratta di una cosa che ho ideato io, perché io la lessi da qualche parte, ricordo che la lessi in un libro, talmente un libro diciamo un po' vintage, che aveva le pagine ingiallite, ma non ricordo quale fosse, ovviamente non sono più in possesso di questo libro da molto. Lessi appunto questa cosa della morbidente e comunque è un metodo che è un metodo meraviglioso, però oggettivamente se si utilizza il metodo proprio quello classico, cioè di utilizzare un panno di microfibra immerso in acqua morbidente, ben strizzato, si deve praticamente lavare il vetro e asciugarlo, è un metodo che se voi partite quella mattina con l'interesse, con la voglia, il desiderio comunque di pulire i vetri di casa tutti, è un metodo eccezionale. Lo ribadisco per l'ennesima volta che non lascia aloni, non lascia appiccicoso, non lascia nulla di grasso sul vetro, anzi, però diciamo che volendo è poco pratico, nel senso che si può utilizzare anche in uno spruzzino perché funziona bene lo stesso, però come praticità diciamo che avere uno spruzzino a portata di mano per tirare via qualsiasi macchia dal vetro è comunque molto più comodo. Da oramai diversi mesi utilizzo questo spray Window, è sparita la parte di sopra, non so dove sia finita, della Stenome Window Spray, che è una cosa meravigliosa. Vi avevo già parlato di questo prodotto, comunque dicendovi che era un prodotto meraviglioso, non so se l'ho inserito in qualche preferiti, ma ve lo ribadisco, però ha un prezzo che oggettivamente non è bassissimo. Io l'ho pagato credo 7,50 euro, ma c'erano gli sconti, c'era una specie di promozione della Stenome, quindi insomma ho approfittato, ma di solito costa di più. Vale la pena perché davvero pulisce molto bene i vetri, ma vi posso dire che il Quasar Vetri è al pari come risultato del prodotto della Stenome, costandone un terzo anche quando quello della Stenome è in offerta. Mi piace tantissimo il profumo perché comunque dentro deve avere una percentuale di ammoniaca, però non si sente proprio l'odore di ammoniaca, ha proprio un estremo profumo di, non lo so, ci devono essere dei nasi che fanno i profumi di questi detergenti, perché dà proprio la sensazione dello sgrassato, non lascia aloni, è molto veloce. Io avevo preso questo con la ricarica anche, che era in offerta insieme al panno, con il suo panno proprio Quasar è l'ideale, ma comunque va benissimo qualsiasi panno in cotone, ottimo. Io lo sto usando anche come multisuperficie, perché anche per i mobili li rende lucidi, profumati, fanno questo profumo proprio di pulito, di sgrassato, non so come definirlo, cioè un po' una cosa particolare, quindi è un prodotto che mi pento amaramente di non aver comunque provato prima. Insieme a questo prodotto poi io, cogliendo al balzo il vostro suggerimento, il suggerimento di qualcuno di voi,
Quando sono andata a fare la spesa ho acquistato altri prodotti Quasar e fra questi vi voglio segnalare quello che secondo me è il miglior prodotto non solo della Quasar ma in circolazione sul mercato in assoluto, che è ovviamente del suo genere, cioè che è questo per pulire i vetri della doccia. Allora, Quasar doccia vetri, anticalcare, antivapore e idrorepellente. Dice addirittura piastrare rubinetti doccia, spruzzare il prodotto sulla superficie, quindi passare un panno, preferibilmente in microfibra. Non è necessario risciacquare. Per un'azione idrorepellente completa, distribuire omogeneamente il prodotto, passare un panno fino a che la superficie non sarà asciutta. Per un'azione idrorepellente a lunga durata, distribuire maggior quantità di prodotto in presenza di sporco ostinato, pulire prima la superficie con Quasar vetri, bagno o sgrassatore. È meraviglioso, io non ci credevo. Io uso regolarmente per i vetri della mia doccia il prodotto dell'Eurospin, il Dexalaceto Più, che sapete che comunque è quello dell'Eurospin, ma ce ne sono di decine di brand differenti e sono tutti la stessa cosa praticamente, e devo dire che è un ottimo prodotto. Però io ho un'acqua, io vivo nella provincia di Modena, da noi c'è un'acqua molto molto calcarea, un'acqua che nonostante io la mia palazzina abbia giù dove c'è l'autoclave anche il depuratore, noi comunque abbiamo un problema di calcare evidente. Quindi insomma la mia doccia è comunque uno di quelle cose che ci sono in casa di cui avere particolare cura se non vuole sempre sembrare orribilmente sporca nonostante sia semplicemente acqua asciugata. Io ho provato, io direi, secondo me un mesetto che io non pulivo i vetri della mia doccia, sono sincera, perché comunque è una cosa che io devo entrare nella doccia, chiudere la doccia, pulire, io usavo quel prodotto, poi usavo la paglietta per grattare e poi sciacquavo e asciugavo, ma era una cosa che comunque non mi dava, mi dava un buonissimo risultato, ma non mi dava quel risultato duraturo nel tempo, cioè la sera mio marito si faceva la doccia o io mi facevo la doccia e eravamo punti a capo. Io ho usato esattamente queste istruzioni nonostante il mio vetro fosse veramente parecchio pieno di gocce di calcare, comunque di gocce di acqua asciugate, quindi ho spruzzato questo prodotto e utilizzato un panno, semplicemente una spugna che non è inumidita, credo, è ben strizzata, e devo dire che inizialmente non ha tirato via proprio tutto, ma il risultato è stato eccezionale. Io non so quanti di voi mi seguono su Instagram, qui sotto se riesco vi metto il mio nick, comunque il mio link, mi chiamo Miss Tenerelli, Miss-Tenerelli, credo. Comunque ce n'è un altro, Miss Tenerelli YT, cioè che è YouTube, non sono io, cioè sono io, ma è un vecchio profilo che avevo comunque aperto all'inizio quando ancora non ci capivo nulla di Instagram, non ci capisco niente neanche adesso, ma va bene. Comunque ho pubblicato una stories anche lì per far vedere la differenza. Quella mattina è stata impressionante. Cosa ho poi fatto? Io ho preso una spugna dalla parte che gratta, ho comunque pulito, risciacquato, ridato un po' di prodotto e fatto come dice la confezione, e vi devo dire che io sono 5 giorni adesso che non pulisco il vetro della doccia ed è ancora come appena pulito. C'è qualche macchia sotto del mio ammorbidente, che sì, è ammorbidente, del mio balsamo che sbatto di qua e di là e a volte finisce sui vetri della doccia, ma su quello il Quasar non ci può fare niente. È un prodotto eccezionale, pulite il vetro senza nessun tipo di fatica. Dopo una pulizia iniziale, secondo me, se avete un vetro molto sporco di calcare, in cui magari dovete insistere un po' di più con una spugnetta, veramente basta spruzzarlo e passare un panno in microfibra e comunque il vetro è pulito e veramente diventa idrorepellente. Un prodotto promossissimo, in assoluto. Ve lo consiglio davvero, voglio farvi vedere la confezione in modo tale che voi, penso che comunque, per questo, a differenza di tanti prodotti che a volte vi faccio vedere e mi dispiace da morire quando mi dite che non li trovate, a differenza degli altri, questo credo che non avrete difficoltà alcuna a trovarlo, perché comunque i prodotti della Quasar si trovano ovunque. Io li trovo anche nei negozi cinesi qui nella mia città, quindi penso che non abbiate proprio nessun tipo di problema. Ho comprato anche lo sgrassatore con canna di giro, l'avete visto in un video haul che è andato online comunque qualche giorno fa. Ho preso anche quello, ho preso lo sgrassatore per il bagno, comunque quello per pulire il bagno,
qualcuno di voi mi aveva detto che aveva un profumo che non era buono, non sapeva di pulito, a me piace tantissimo, mi è caduto però si è rotto e l'ho dovuto trasferire in un altro spruzzino, ma vabbè, poco male. Quelli li sto testando, quello del bagno potrei già dirvi qualcosa, ma aspetto perché voglio fare una recensione un po' più dettagliata, sapete che ci tengo, quindi questo è assolutamente un consiglio, così come questo per i vetri, perché è geniale, fantastico. Come sempre io spero che con questo video di esservi stata utile, spero di avervi dato qualche buon suggerimento, come sempre vi saluto e vi mando un enorme bacione, ciao.